larghi un po' larghi, ragazzi. Sì. Ma non c'è più niente. Ho fatto uno sicuro che ho volentieri. Girati Matteo. Matteo di qua. Ah, è la fine. Sì, no, no, non c'è. Alfano mente perché cambiano nome e la lavorazione è la stessa. Ci scaricheranno qua migliaia di clandestini che rimarranno in Italia. Quindi la puoi chiamare Mare Nostrum, Tritum, Pippo, Pluto o Paperino. L'importante è difendere i confini, bloccare l'immigrazione clandestina, aiutare questa gente a casa sua e evitare di spendere miliardi di euro per mantenerli in albergo a 3 stelle senza far niente per 24 ore. Ecco, ma questo dell'immigrazione è uno dei problemi fondamentali dell'Italia adesso, secondo lei? Sì, perché ricade sul lavoro. Migliaia di disperati significa concorrenza sleale con gente disposta a lavorare a 3 euro all'ora in nero e quindi in un momento di disoccupazione e di crisi non abbiamo bisogno di centinaia di migliaia di nuovi schiavi, perché Mare Nostrum è un'operazione schiavista e razzista. Ecco, però è nata dopo 2 naufragi e quasi 400 morti. All'epoca si disse che bisognava intervenire. Adesso i morti sono 3.000. Grazie a Mare Nostrum ci sono 3.000 cadaveri in fondo al Mar Mediterraneo e 150.000 disperati senza futuro, di cui solo il 10% rifugiati, il resto clandestini. Finisce Mare Nostrum e comincia Triton. È una presa per il culo, se fossi volgare direi così, perché cambiano nome ma non cambia la sostanza. Dobbiamo fare quello che fanno i francesi, i greci, gli spagnoli, i maltesi, difendere i confini, aiutare chi realmente ha bisogno, ma la percentuale dei rifugiati politici riconosciuti come tali che fanno domanda è il 10%. Quindi aiutiamo il 10% di queste persone, il resto è un'immigrazione clandestina che non ci possiamo permettere, spendiamo in Africa i soldi che stiamo sbattendo via qua. Con quale proposta della Lega? Sospendere Mare Nostrum, difendere i confini, mandare in Africa i soldi che stiamo buttando via qua e dare la priorità agli italiani per tutto, per il lavoro, per la casa, per gli asili, per le scuole. Ci sono 20.000 persone che aspettano una casa popolare a Milano e noi stiamo mantenendo in albergo decine di migliaia di immigrati, non mi sembra normale. Si è cercato un dialogo col Movimento 5 Stelle, ma oggi il Movimento 5 Stelle manifesta contro di voi a favore dell'immigrazione. Come la vedete? Problema loro e dei loro elettori e dei loro eletti. Il vostro futuro insieme? No, noi abbiamo invitato Grillo a un confronto, ha detto non mi interessa, peggio per lui. Senti, al cuore del corteo c'è molto di Casa Pound, non la imbarazza questo? No, qua ci sono migliaia di persone per bene, noi puntiamo a portare in Piazza Duomo 100.000 persone, tranvieri, casalinghe, pensionati, destra, sinistra, sopra, sotto, nord, sud, quindi questo è un corteo pacifico e quindi quando il corteo è pacifico e democratico io sono felice. Una svolta lepenista, dicono, della Lega, così? No, è una svolta di gente per bene, c'è anche gente di sinistra, mi ha fermato gente di sinistra che però non vuole morire di immigrazione clandestina.